Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Siamo con Domenico Signorelli, fisica e detective. Oggi ho parlato di questo, agli 80 alunni presenti nel progetto Gutenberg 2013. Di cosa parla appunto quest'opera? Un libro che voleva parlare di fisica in maniera un po' diversa, quindi affabulando, incuriosendo, non proponendo la fisica al solito modo, quindi rigorosa, severa, indigesta. Quindi 7 racconti nei quali ho cercato di catturare l'attenzione dei lettori, spero soprattutto dei giovani lettori, che accattivati dall'idea del giallo si trovano a verificare come i principi della fisica, che stanno alla base della soluzione del giallo stesso, possono essere interiorizzati attraverso fruizioni diverse. Parliamo di questo progetto Gutenberg 2013, vede una grande partecipazione da parte dei ragazzi, questo è un motivo di soddisfazione? Enorme soddisfazione e grande privilegio, l'ho detto all'inizio ed è inutile girarci intorno. Questa è una vetrina importantissima, da 11 anni fiore all'occhiello non di Catanzaro, neanche della Calabria ma dell'Italia intera, quindi essere qui è davvero una grande soddisfazione. Ringrazio la professoressa Torre che l'ha voluto tanto sin dall'inizio, dall'uscita del libro, la preside De Filippis, il preside Vitale che incarna il Gutenberg in tutto e per tutto, quindi davvero molta soddisfazione da parte mia. L'ispirazione l'ho un po' spiegata nell'introduzione perché...